Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Questi piccoli saldatori a stagno stanno spopolando, se ne stanno vendendo una grandissima quantità perché sono pratici, veloci, comodi, belli da vedere, che hanno un display con tantissime informazioni e non costano neanche tantissimo. Questo è della GV Dia. Già io ho fatto conoscere diversi articoli di questa azienda, dai multimetri, cercafase, insomma, tanti prodotti, alimentatori da banco, il rilevatore di gas, di vento, luxometro, tanti prodotti. In Seria mi ha contattato mi ha proposto di recensire il suo piccolo saldatore a stagno iper veloce. Già vi ho recensito un altro di questo saldatore che fino ad ora è diventato il mio saldatore ormai di riferimento. Però GVDA è un'azienda che stimo tantissimo, quindi mi ha contattato anche se già avevo recensito quello, io ho detto di sì, per farvelo conoscere, e darvi l'opportunità eventualmente di valutare l'acquisto. Ora vi farò vedere come viene venduto quindi cosa viene dato in dotazione, anche se è possibile scegliere diverse opzioni. Si può acquistare il singolo saldatore con degli accessori base, oppure il set completo e il prezzo varia parte da 36 euro circa però ragazzi è molto molto valido soprattutto è molto comodo quindi lo mettiamo sul bancone lo guardiamo lo valutiamo assieme e poi valuterete voi se acquistarlo cliccando sul link anche perché cercherò di farmi dare un codice di sconto e farvi risparmiare qualche altra cosa detto questo osserviamolo davvero e allora guardiamo quindi il contenuto della confezione ovviamente qua troverete tutto ciò che è compreso nel set completo e viene spedito all'interno di questa scatola ovviamente c'è il piccolo saldatore all'interno di questa plastica sagomata quindi di questa scatolina con l'illustrazione e nella parte bassa troviamo alcuni accessori quindi un cavo usb un poco di stagno all'interno di queste due scatoline ci sono due differenti tipi di sostegni per il saldatore uno è quello che permette di utilizzare i braccetti che sono flessibili e vanno abitati invece il classico lamierino e va piegato all'interno di questa scatolina invece troviamo alcuni puntali con forme e misure differenti in base al tipo di lavorazione che dobbiamo eseguire ma ovviamente quando comprerete il saldatore anche nella versione base un puntale è già collegato e a proposito di puntale collegato voglio farvi vedere un particolare se voi provate ad accenderlo mentre abbiamo il puntale disinserito come vedete compare scritto no tip quindi non c'è nessun puntale inserito se io lo inserisco scompare e si Accende sul display abbiamo diverse informazioni, quindi la temperatura che abbiamo impostato, la temperatura attuale e il tipo di alimentazione, in questo caso 5 volti. Questa invece è una barra progressiva che indica la percentuale di lavoro del saldatore per raggiungere la temperatura che abbiamo impostato. Ma siccome noi abbiamo l'alimentatore power delivery e anche quick change quindi possiamo ricaricarlo con un cavo USB C USB C, Oppure un cavo USB A USB C. Allora proviamo direttamente ad alimentarlo e vediamo in quanto tempo raggiunge la temperatura massima. Dopodiché, vi faccio vedere gli accessori e proviamo a sciogliere un poco di stagno. Facciamo la prima prova con il caricabatterie usb di tipo C, ma quick, charge. vediamo quanto tempo impiega a riscaldarsi. Per poterla accendere, dobbiamo premere questo tastino. Quindi abbiamo impostato 420 gradi, sta lavorando quindi 420 gradi, vediamo quanto tempo impiega. Sono riprese in tempo reale, sta raggiungendo già una temperatura elevata in pochi secondi, però non è iperveloce. È veloce, ma non iperveloce. Perché dico così? Perché ora vedrete la differenza con il cavo USB utilizzando il Power Delivery, che è molto più veloce. Quindi avete visto già, siamo, siamo arrivati a 350 gradi. Attendiamo che raggiunga i 420. Stacco, attendo che si raffredda e poi facciamo l'altra prova. Ok, abbiamo raggiunto 420 gradi, come vedete la percentuale del lavoro sta diminuendo, quasi quasi mentre si raffredda vi faccio vedere gli accessori. Quindi questa è la basetta che permette di utilizzare i braccetti che si possono snodare, quindi utilizzarlo come terza mano e troviamo anche la spugnetta che va bagnata nella quale pulire la punta. Quindi questi sono i braccetti. C'è anche un altro silicone di ricambio che va messo nella parte frontale, volendo. Si può anche rimuovere. Vi faccio vedere come si montano. Ne metteremo solamente due perché, per l'esempio, che devo fare due bastano. Quindi si avvitano in questo modo. Abbiamo questo controllato, si può stringere anche semplicemente con le mani, non è necessario utilizzare delle chiavi. Quindi si avvita. Ok, la basetta è sufficientemente pesante per poter tenere tutto ben fermo. Ovviamente all'inizio sentirete questo rumore perché sono nuovi però una volta piegati la prima volta poi non faranno più questo rumore. Mettiamo anche i coccodrilli che vanno avvitati e allora facciamo così, mettiamo questi due cavi, voglio saldarli semplicemente spingendoli uno contro l'altro. Io non sono un bravissimo saldatore, però molto frequentemente ho necessità di saldare, quindi mi fanno sempre comodi i saldatori. Quindi togliamo il cavo USB con l'altra parte di tipo A e mettiamo USB C, USB C Power Delivery. Guardate adesso quanto sarà veloce nel riscaldarsi. Premo, ragazzi, è un fulmine, cioè tutto in tempo reale. Già siamo a 250, 300, 350, 400, 420 gradi immediato. E allora proviamo a sciogliere anche dello stagno. Come vedete, è velocissimo, sta sciogliendo lo stagno molto, molto velocemente. Quindi proviamo anche a saldare questi due cavi. Ripeto, io non sono un brevissimo saldatore però con questa temperatura, anche questi cavi che sicuramente non sono di una sezione sottilissima, riesco a saldarli senza problemi. o meglio, i problemi che può avere un hobbista non esperto. quindi <ride> la mancanza di bellezza nella saldatura. però i cavi si sono saldati perfettamente. questa parte serve poi per posizionare il saldatore. evitare che rimanga poggiato sul piano di lavoro, anche se per la forma che ha, la punta non toccherà mai la superficie. Rimane sempre separata, quindi lontana. Però la posizione corretta sarebbe questa o anche eventualmente da quest'altra parte. Quindi lo stacco. E questa è la saldatura che ho ottenuto. Sicuramente non è meravigliosa, però i due cavi rimangono perfettamente saldati e questa è una delle saldature più veloci spingete un filo contro l'altro in modo che il rame si intreccia all'interno poi lo stagno farà tutto il resto per poter entrare nel menu e quindi agire sulle varie impostazioni dobbiamo premere contemporaneamente questi due tasti o con due dita oppure interessandoli entrambi con un solo dito come Vedete, si apre questo menu. Abbiamo la possibilità con la prima voce di uscire se siamo entrati per errore oppure se non toccate niente, esce in automatico. Quindi, scorrendo fra le varie voci, troviamo diverse impostazioni. Possiamo vedere il tipo di firmware. Possiamo anche impostare i vari tempi di stand by, le temperature, gli step di temperatura, eccetera. Il tipo di unità di misura, quindi se, i tipi di gradi, il linguaggio che è solamente inglese e cinese. E poi possiamo anche ruotare il display. Mantenendo premuto, diamo l'ok. Okay, e quindi, come vedete, si è capovolto perché, se stiamo utilizzando la mano sinistra, abbiamo bisogno di guardare il display mentre si è ribaltato. Poi abbiamo la possibilità, eventualmente, di calibrare la temperatura e abbiamo la possibilità di andare a destra o a sinistra e quindi regolarla in modo da averla più precisa. Questo invece ci serve per vedere la versione, quindi firmware versione 2.1.3. E questo farfallio che mi sto accorgendo di vedere adesso dal display, effettivamente, non c'è, si vede solamente nella ripresa. Quindi lo spengo mentre aspettiamo che si raffreddi. Faccio vedere molto. Rapidamente anche il manuale di istruzioni che è scritto solo in inglese e in cinese, quindi non trovate il manuale di istruzioni in italiano. Adesso che si è raffreddato, vi faccio vedere anche come si sostituiscono i puntali. Bisogna svitare questa parte, dopodiché sfilarlo. A questo punto possiamo prendere un altro puntale, inserirlo. Possiamo anche ruotarlo in base alle nostre esigenze, si stringe per bene, e rimarrà ben saldo e quindi anche in questo caso possiamo continuare a lavorare anche con un puntale che abbia un innesto differente, perché mi sono accorto che questo ha questi due puntali, questi due contatti qua sotto, quindi sarà compatibile anche con altri tipi di saldatore, invece quest'altro tipo che vi ho appena fatto vedere nella parte bassa è solo arrotondato, quindi non abbiamo i puntali ma abbiamo due forellini. Quindi saranno delle punte, dei puntali compatibili con diversi tipi di saldatore di questa tipologia. Come vedete, questo silicone si può facilmente rimuovere. E abbiamo quindi il corpo interamente in alluminio di colore nero con il logo nella parte frontale. Ma ragazzi, sicuramente questo silicone <ride> vi dà un grip in più e ci rende più facile la lavorazione. Anche se utilizzandolo senza almeno l'altro modello non ho avuto alcuna difficoltà, però in questo modo ritengo di avere un grip maggiore e una sensazione di utilizzo più piacevole. Ragazzi, è davvero un fulmine. però, power delivery. Quindi, se utilizziamo il cavo che abbia lo spessore corretto, guardate, già sta fumando. E se utilizziamo un alimentatore che sia adeguato, altrimenti, anziché essere così rapido, già raggiunto i 420 gradi impiegherà anziché 5-6 secondi ne impiegherà 10-15 ma non cambia nulla vi permette comunque di lavorare se invece utilizzate il classico 5 v effettivamente richiede un pochettino più di tempo ma rimane comunque un saldatore rapido che vi permetterà di saldare quasi ovunque dove con altri saldatori non si può facile da trasportare pratico anche bello e ripeto non costa nemmeno tantissimo sicuramente 35 euro non sono pochi come cifra ma per quello che ci offre li vale tutti vi lascerò il link giù nel primo commento alla descrizione, se vi piace, date un'occhiata. Eventualmente, se trovate il codice di sconto, usufruitene. E non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito a cliccare qua giù sul pollicione all'insù per farmi capire che il video vi è piaciuto. Cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti E ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.